amici di Radio Roma Sport. Ciao da Alberto Fiano, eccoci qui con l'immancabile appuntamento con il punto sulla Roma dopo Roma-Fiorentina del 7 aprile corrente anno. Che dire, un film troppe volte già visto fino alla nausea, quello che oggi si è consumato allo Stadio Olimpico di Roma tra la Roma appunto e la compagine viola di mister Pioli. E di recente anche l'abbiamo visto al Camp Nou, ossia una Roma che viene punita ben oltre i suoi demeriti e un'avversaria che viene premiata ben oltre i propri meriti. E questo è il succo, la sintesi di Roma-Fiorentina. Una Roma che perde in casa 2-0 con la Viola appunto, che fa solamente due tiri in porta, due gol. La Roma anche qui fa riemergere il suo atavico, cronico, difetto storico, che veramente sto ripetendo la nausea e spero presto di non dover più sottolineare, ma purtroppo anche oggi è venuto fuori del tutto, ossia la mancanza di cinismo sotto porta. La Roma ha prodotto una quantità industriale di palle gol e come spesso è avvenuto purtroppo non riesce a concretizzarne nemmeno una questa volta. La mole di palle gol create è tanta, tant'è vero che io sul mio taccuino ho tre grandissime parate di Sportiello e anche un palo di Dzeko e due traverse di Schick clamorosa che poteva riaprire il match a 12 dalla fine, poteva essere 1-2 e poi gli ultimi 10 minuti proprio assalto alla baionetta per il 2-2 e un'altra di Fazio e due ottime parate di Sportiello appunto, soprattutto su Nainggolan che a tu per tu da, con il portiere Viola gli tira addosso e anche qui purtroppo cinismo e lucidità sono purtroppo mancate e quindi fatto sta che la Roma addirittura chiude a zero questa gara. La Fiorentina ha due tiri, due gol, la prima con Menassi all'ottavo, gravissima disattenzione della difesa giallorossa che su una palla a scarico da dietro anziché andare in, diciamo salire, si schiaccia e poi permette a Benassi indisturbato di colpire da dentro l'area e insaccare, e la seconda con il Ciolito Simeone che purtroppo niente, concretizza una palla gol, si inventa un gol che la difesa della Roma forse anche troppo leggera nel chiuderlo fa sì che ecco, la Fiorentina si trovi al 38esimo del primo tempo sul 2-0 facendo solamente per tutta la partita queste due sortite offensive. Però questa sconfitta è figlia anche di altri fattori, non solo della sfortuna o della troppa fortuna verso la squadra viola, è figlia del turnover massiccio, non ce ne voglia il buon mister Eusebio, non vogliamo assolutissimamente portare critiche al suo operato, però un punto di domanda ci viene spontaneo, ma non era più importante forse pensare al campionato, consolidare questo terzo posto e pensare meno al Barcellona, quindi optando sì per un turnover ma non così massiccio con 5 elementi cambiati, quindi mezza squadra ma almeno 2-3 così che da assicurarsi magari un punto in questa difficilissima gara, visto che affrontavamo la compagine che attualmente a mio avviso è la più in forma del campionato di Serie A, visto che con la vittoria di oggi purtroppo in anella la sesta vittoria consecutiva. E questo è il primo punto di domanda e vorrei delle risposte, per me qui ha sbagliato, la risposta senza voler peccare di falsa modestia me la do io da solo. Non si possono regalare a nessuna squadra di Serie A, con tutto rispetto per le alternative che sono andate in campo, 5 titolari, tantomeno a questa Fiorentina, perché come ribadito è la squadra più in forma dell'intero campionato al momento. E questo è il primo punto di domanda, diciamo il primo fattore. Il secondo fattore è anche la poca lucidità che la Roma ha evidenziato anche oggi, tanta frenesia, tanta voglia di fare, tanto orgoglio, ma poi poca appunto
freddezza mentale e poca anche, poco ordine tattico. E quindi purtroppo anche questo è un altro elemento su cui Di Francesco deve lavorare. E, ovvio, sotto l'aspetto dell'impegno profuso alla squadra, soprattutto nella prima mezz'ora del secondo tempo, non si può dire assolutissimamente nulla. È encomiabile il Dzeko in tal senso che veramente per lunghi tratti della gara è come se avesse giocato da solo contro l'intera Fiorentina. Il centravanti bosniaco si è dannato l'anima, ha messo tutto ciò che aveva in campo anche oltre per far sì di spronare i suoi, magari di fare quel gol che poteva riaprire il match, ma purtroppo così non è stato. Sesta sconfitta casalinga. È troppo per una squadra che vuole lottare, oppure ambiva magari a lottare per i vertici della classifica e a stare tra le prime posizioni. Non si può, non si possono accettare sei sconfitte casalinghe. Queste sei sconfitte sono venute, a parte con il Napoli, che ci precede in classifica, ma tutte con squadre sotto la Roma in classifica, ossia Fiorentina, Atalanta, Sampdoria, Milan, Inter. E, ovvio, queste sconfitte sono figlie di diverse situazioni. Con Atalanta e Sampdoria non hai proprio giocato. Con l'Inter, se quella partita si ripete 99 volte, 99 volte la vinci. E con il Napoli ci può stare quella sconfitta così maturata perché per un tempo purtroppo hai rinunciato a giocare. E con il Milan anche nella ripresa un calo fisiologico, psicofisico veramente in cui il Milan ci ha sovrastato e oggi purtroppo per le cause che ho detto. Comunque fatto sta che sei sconfitte casalinghe per una squadra che vuole stare negli altissimi posti della classifica sono troppe e non va affatto bene. E questo è quanto. Ora si entra in una settimana decisiva, ritorno col Barcellona dove più che la qualificazione bisogna salvare l'orgoglio, la faccia e imporsi proprio a livello di collettivo per far sì che poi magari un successo anche di misura con i Blaugrana ti darebbe quella spinta emotiva, quella convinzione ancora di più nei tuoi mezzi, quell'entusiasmo per affrontare al meglio il derby che ora diventa fondamentale non perdere, sperando che domani Torino e Udinese rispettivamente nelle loro mura amiche contro Inter e Lazio, almeno riescano a bloccare sul pareggio le compagini di Spalletti e di Simone Inzaghi. E quindi è una settimana dove qualsiasi forma di critica deve essere come dire, abbandonata nei confronti della Roma. Dobbiamo dare solamente serenità e sostegno a questa squadra. Per le critiche costruttive ci penserà Mister Di Francesco, che insomma, sotto questo punto di vista, a mio avviso, è una garanzia. E noi tifosi dobbiamo solamente stare vicino alla squadra e far sentire tutto il nostro calore e appoggio, perché inizia una settimana determinante per, per il futuro di finale di stagione della Roma. E quindi ora la testa è al Barcellona, dopodiché fortunatamente ci saranno 5 giorni per recuperare energie e poi l'appuntamento clou, l'appuntamento chiave è domenica 15 aprile ore 20:45 Stadio Olimpico per il derby Lazio-Roma, fondamentale lì assolutissimamente non perdere contro l'altra sponda del Tevere. Con questo intervento è davvero tutto, io ringrazio Roberto De Angelis che mi dà la possibilità poi di riascoltare in podcast questo intervento sui vari canali radio per questa partnership a cui mando anche un grande saluto, ringrazio voi per l'ascolto e vi do appuntamento appunto per i prossimi post partita delle gare della Roma, sempre qui su Radio Roma Sport. Buona settimana e chiudo con l'immancabile ovviamente, dai Roma dai. Ciao da Alberto Fiano.